Oroscopo della settimana. Dal 31 luglio al 6 agosto 2023. Ariete. Amore. Potrebbe essere una settimana poco piacevole e tutt'altro che serena. Con queste stelle, infatti, le coppie tenderanno a soffrire un po'. Non mancheranno discussioni, oltre che fraintendimenti, e purtroppo questo potrebbe sfociare anche in delle crisi antipatiche, da affrontare con il proprio partner. Nemmeno per i single sarà un periodo troppo semplice o entusiasmante. Lavoro. Durante questa nuova settimana, dovrete fare attenzione al modo in cui vi porrete con gli altri. Inoltre, ricordatevi di non concentrarvi solo sul lavoro, ma di riuscire a ritagliarvi anche un po' di spazio per voi stessi e per la vita privata. Se sarete in ferie, questo problema non si porrà. Toro. Amore. Saranno dei giorni particolari, soprattutto per determinate relazioni amorose. Con il partner qualcosa potrebbe andare diversamente da come previsto e da come desiderato. Si potrebbero avere dunque dei problemi da dover affrontare in coppia. Dovrete essere sicuramente più pazienti, altrimenti il rapporto potrebbe finire davvero nel peggiore dei modi possibili. Lavoro. Tanti cambiamenti in programma da qui in avanti. Potrete aspettarvi delle novità, ma dovrete essere anche pronti a saper affrontare le varie modifiche professionali, che potrebbero sorprendervi sul posto di lavoro. Gemelli. Amore. Si apre un periodo un po' difficile per voi, dopo dei momenti speciali e ricchi di passione vissuti a luglio. Ad agosto le cose cambieranno, e già durante questa settimana, si avvertirà un qualcosa di diverso all'interno dei rapporti. Dovrete essere pazienti con il partner, o una persona vicina. In caso contrario, i problemi potrebbero aumentare parecchio. Potrebbero esserci delle riconsiderazioni in atto nei rapporti, anche in quelli di nuova conoscenza. Lavoro. La settimana potrebbe essere caratterizzata da vari ripensamenti e riflessioni. In ogni caso, potrebbero esserci alcuni scogli da dover superare sul posto di lavoro. Cancro. Amore. Le giornate di inizio agosto potrebbero essere particolarmente piacevoli, e voi non vi tirerete indietro dal vivere serenamente un rapporto. Potrebbe esserci persino molto più tempo per dedicare attenzioni al partner. Anche lui, o lei, avranno più occasioni per stare insieme a voi. I single saranno aiutati dalle stelle, per fare nuove conoscenze, e allargare la cerchia. Lavoro. Una settimana con possibili cambiamenti, e anche decisioni da dover prendere. È possibile che vi mancherà un certo equilibrio sul posto di lavoro. Per contare su un vero miglioramento professionale, dovrete attendere almeno l'ultima settimana del mese, ci vorrà tempo. Leone. Amore. Per le coppie, questa sarà una settimana senza delle grandi sorprese, ma non ci saranno neanche grossi intoppi, sarà un momento tranquillo per chi è in coppia. Invece per chi è single, non sarà un periodo perfetto per innamorarsi, d'altronde le stelle non porteranno a delle occasioni romantiche per fare incontri speciali, bisognerà attendere. Lavoro. Questa settimana tra un mese e l'altro, sarà abbastanza serena per i lavoratori, ma non è detto che tutto filerà poi così liscio. Un possibile cambiamento potrebbe portare ad evento significativo sul piano professionale. Vergine. Amore. La nuova settimana in corso sarà decisamente buona, anche perché avrete voglia di vivere i sentimenti, così come le emozioni nuove. Chi è impegnato in una relazione, per esempio, potrebbe decidere di fare un passo importante, convolando a nozze. I primi giorni di agosto potrebbero essere molto interessanti per i single, che potrebbero incontrare qualcuno. Un qualcuno che potrebbe cambiare addirittura la vita. Lavoro. Ci saranno un sacco di impegni professionali da dover portare avanti. Nonostante qualche modifica sul posto di lavoro, affronterete tutto bene, tant'è che potreste ottenere degli splendidi risultati, di cui poter gioire. Bilancia. Amore. Questa nuova settimana estiva potrebbe portare qualche problema nella relazione di coppia, tanto che potrebbe mancare l'equilibrio con il proprio partner.
Questi giorni potrebbero portarvi alcune tensioni nei rapporti, e questo non vi permetterà di migliorare la situazione sentimentale. Meglio affrontare le discussioni con tranquillità e civiltà. Lavoro. Non male al lavoro, visto che sarà una settimana stabile, ma anche abbastanza piena di impegni e progetti da affrontare e portare a termine. La determinazione non vi mancherà, un aspetto che vi sarà decisamente d'aiuto. Scorpione. Amore. In questi giorni potrebbero esserci diverse complicazioni, che partiranno soprattutto da parte del vostro partner, che potrebbe avere delle emozioni contrastanti. Per questo in amore, potrebbero poi esplodere alcuni problemi, ma non per tutti varrà questa cosa. Per tanti altri le cose andranno meglio, soprattutto per i single, che potrebbero prendersi una bella cotta. Lavoro. Le giornate in corso saranno tranquille per il lavoro, tutto dovrebbe andare per il meglio. Gli impegni e i progetti professionali proseguiranno serenamente, senza intoppi. Sagittario. Amore. Per le coppie e per i single, questa nuova settimana d'estate sarà abbastanza tranquilla, senza troppe sorprese a sconvolgere la vita e i sentimenti. Con il partner tutto sarà tranquillo, proseguirà come una vera e propria routine. Lavoro. Non male questo periodo, soprattutto per quanto concerne le nuove entrate finanziarie, perché le occasioni di guadagno non mancheranno, e saranno abbastanza soddisfacenti. Gli impegni comunque non vi mancheranno, ma voi saprete come gestirli, come portarli al termine al meglio. Capricorno. Amore. Questa sarà una settimana piuttosto tranquilla. Chi è in coppia vivrà la relazione senza imprevisti, ma anche senza delle emozioni troppo forti. Non aspettatevi quindi un grande romanticismo per queste giornate. I single probabilmente saranno i più sfortunati, in quanto, nonostante i buoni rapporti e le nuove intese, non arriverà il vero amore, non ancora. Lavoro. Le idee non vi mancheranno, e nemmeno la voglia di svolgere il lavoro. Le stelle vi doneranno delle ottime occasioni su cui poter contare. Le opportunità professionali potrebbero regalarvi qualcosa di nuovo. Acquario. Amore. Un inizio mese regolare, perché durante questa nuova settimana non ci saranno delle grandi occasioni di vivere l'amore o il romanticismo. Anche se siete impegnati sentimentalmente, tutto proseguirà in modo sereno, senza emozioni troppo forti o nuove. I single non avranno un nuovo amore, ma potranno contare sui buoni rapporti affettivi, soprattutto degli amici. Lavoro. Equilibrio e stabilità sul posto di lavoro. Non ci saranno preoccupazioni, e potrete continuare a fare il vostro lavoro serenamente, impegnandovi e dandovi da fare per ottenere degli ottimi risultati. Pesci. Amore. Questa nuova settimana in corso non sarà semplice, con il partner ci sarà tranquillità, anche se un litigio non si può escludere, soprattutto per chi precedentemente ha avuto alcuni problemi da dover affrontare. Per questo, un po' di attenzione sarà comunque importante. Lavoro. Occhio ai cambiamenti sul posto di lavoro, perché questi stessi potrebbero portarvi a tante riflessioni da dover fare. Qualcuno di voi potrebbe decidere di fare delle scelte, magari cambiare lavoro. Aspetti che potrebbero portare ad instabilità ed insicurezza. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie.